Ciao e bentornati su Unnecessary Pixels, il canale che vi fa scoprire un gioco nuovo ogni giorno. Io sono Paolo e oggi parliamo di Kelly's Trials. Kelly's Trials è l'ennesima installazione della serie di Kelly's Caves che precedentemente a questo episodio è arrivata al numero 3 e che numero che abbiamo trattato sul canale qualche tempo addietro, quindi se lo cercate trovate quello, l'episodio precedente. Kelly's Caves, Kelly's Trials anzi, è un action platformer in cui dovremo affrontare dei livelli in successione, uno presso all'altro, armati di una spada e delle armi da fuoco nei panni di una ragazzina di 6 anni per andare a salvare i nostri genitori rapiti da un cattivo. Particolarità di Kelly's Trials e di tutta la serie è che tutto è livellabile, quindi ogni singola arma è livellabile per 10 livelli se non mi ricordo male, noi livelliamo aumentando la nostra vita, l'arma livellata aumenta la sua efficacia. Ci sposteremo attraverso questi livelli uccidendo varie creature tipiche dei biomi, ci sono un tot di biomi se non mi ricordo male, 6, e affrontando un boss alla fine del bioma. Questa è più o meno la premessa di Kelly's Caves, che rispetto all'installazione precedente, Kelly's Caves 3, è un calo di qualità notevole. Questo perché? Perché, allora, primo, nulla è cambiato da Kelly's Caves 3, ok? Cioè la struttura è la stessa, i mostri sono... il gioco in sé è lo stesso. A differenza del primo, del terzo episodio di Kelly's Caves, quindi questo Kelly's Trials ci fornisce le armi, che sono in totale 12, ad un ritmo molto lento, il che vuol dire che nel momento in cui raccoglieremo una nuova arma ci troveremo un'arma di livello 1, le altre armi saranno di livello 10, dovremo livellarla e sarà una rottura di balle doverla livellare, perché un'arma più la usi più livella, meno la usi meno livella. Le armi sono effettivamente tutte diverse tra di loro, sono quelle delle installazioni precedenti, quindi anche qui originalità zero, e non possiamo neanche giocarlo con grande facilità sul joypad perché manca il supporto per lo stick analogico, ci dovremo muovere col D-pad e noi sappiamo come sono fatti i D-pad dell'Xbox 360, quelli per PC, il D-pad è tremendo. Non solo, il gioco vi invoglia, dice, allora il gioco si dichiara un roguelike. Ok? E già qui andiamo male, perché non è vero, non è un roguelike, al limite è un roguelite. Perché? Perché alla fine di ogni morte noi terremo quello che abbiamo guadagnato fino a quel momento e quindi potremo potenziarci dopo la morte, riaffrontare lo stesso livello potenziati e quindi possibilmente riuscire a batterlo. Non ha nessun tipo di elemento randomico, quindi i livelli sono quelli dovete affrontare, voi potrete livellare fino a che non sarete abbastanza forti da superare il livello. Roguelike non è, perché un roguelike alla morte ricomincia da capo e si ricomincia come si è nati, ok? Un roguelite invece porta avanti l'esperienza accumulata durante il gioco, abbiamo dei vantaggi sempre maggiori man mano che giochiamo. Binding of Isaac è un roguelike perché noi iniziamo sempre come Isaac nudo, al limite abbiamo sbloccato delle cose che possiamo raccogliere, ma noi non siamo più forti, mentre Kelly's Trials è un roguelite perché noi iniziamo sempre più forti. Quindi ci richiede del farming, meno noi siamo bravi più ci richiede del farming, ma oggettivamente non pensare di fare del farming in questo gioco è pressoché impossibile. Non solo, anche perché il farming è assolutamente consigliato. Perché? Perché nel momento in cui i livelli sono divisi in stage, che vanno da un portale a un altro portale. Nel momento in cui noi attraverseremo il portale, il livello che abbiamo lasciato si resetta alla situazione iniziale. Quindi, se noi ci troviamo in un passaggio tra due livelli, possiamo tornare indietro. Se noi ci troviamo in un passaggio tra due livelli che ha dei bonus da un lato e dall'altro del portale, noi potremo andare avanti, indietro, avanti, indietro, avanti, indietro a raccogliere bonus fino a che non siamo stufi di raccogliere bonus. Ok? Il che è, come dire, sminuisce moltissimo uno la difficoltà di Kelly's Trials, che veramente mi richiede di star lì a fare avanti, indietro, avanti, indietro, avanti, indietro, avanti, indietro per comprare tutti i power-up del mondo. E l'altro trasforma questa attività, che è assolutamente conveniente dal punto di vista numerico, perché non c'è niente, che nessun bonus nell'andare a uccidere i nemici se non alzarmi di livello io e alzare di livello le armi, ma cominciamo, nel senso, non è necessario all'inizio, diciamo.
Questa cosa è estremamente noiosa. Quindi il gioco, il gameplay del gioco incentiva un'attività noiosa, ma farla mi annoia. Ok, questo è cattivo, secondo me, game design. In più, un'altra cosa che non mi è piaciuta per niente è che le armi, se io tengo premuto il tasto fuoco, sparano una certa rate of fire. Ma se io, anziché tenere premuto il tasto fuoco, lo premo velocemente, le armi sparano più velocemente. Sì, è così. Le armi hanno un rate of fire ad un certo ritmo che è triplicabile se io spammo il tasto. Va bene. Kelly Stryers ha anche dei problemi di collisioni, che si, soprattutto con i pipistrelli, che arriveranno, ci toccheranno con un'aura misteriosa che li circonda, ci faranno saltare, cadere dentro l'acqua e ricominciare il livello da capo, che è una roba che devo dire frustrante, noiosa. Detto questo, ha anche del positivo Kelly Stryers, che è quello che va di positivo nelle vecchie installazioni di Kelly's Caves, nel senso che il gameplay funziona, è divertente, sparare i nemici è divertente, le armi sono tutte diverse, vederle livellare è divertente perché ci invoglia ad usare le armi che non abbiamo mai usato per livellarle, anche se avresti dovuto darmele tutte un po' prima in maniera che io potessi livellarle un po' assieme, al limite limitando il cap del livello al livello in cui sono, ok? Adesso invento, ma il concetto è senza permettermi di livellare al primo livello le armi tutte al livello 10 e pace, buonanotte. Nel complesso è un giochino divertente. Io devo dire che vi consiglio di rivolgervi agli episodi precedenti di Kelly's Caves, che soffrivano meno di questi difetti. Se li avete finiti e volete un'altra installazione di questo franchise, benvenuti, questo è Kelly's Trials, che costa 7 euro su Steam ed è sviluppato dai Video Games. Vi racconto ancora una cosa, che prima di chiudere il video, è che i boss sono farmabili, perché una volta superati i boss ci sarà un portale dal quale potremo tornare indietro e attaccare i boss alle spalle, che non possono difendersi. Bene, va bene, io vi ho raccontato tutto quello che dovevo raccontarvi di questo Kelly's Trials. Noi ci vediamo al prossimo episodio, ciao!